Ma di qualcuno? Eh? Ragazzi, avevamo sentito dei passi provenire dal chiostro e siamo andati via da lì perché non sapevamo se c'era effettivamente qualcuno di fisico che stava salendo oppure era una persona che proveniva dall'aldilà, diciamo. Adesso non sentiamo più i passi. Abbiamo deciso di lasciare una pallina, la lasceremo al centro del corridoio e invitiamo l'entità a muovere la pallina che lasciamo qui. Abbiamo la nostra pallina al centro della X, la lasciamo qua. Abbiamo sentito il canto, non il canto, il verso di una donna la scorsa volta. Sentito? Sentito? Sì. Da dove proviene questo rumore? Oh, qua. Da dove proviene questo rumore? Da dove proviene questo rumore? Piano. Non vogliamo... Stai scappando, ti mettiamo paura? Possiamo riascoltare quel fischio? Un passo qua dentro. Mi sono girato io, non so se sono io. Sento tanta sofferenza, tristezza. È uno di quei posti che ti lascia qualcosa strano. Prima ha battuto da qualche parte perché gliel'ho chiesto io. Non so se è per quello, ma... Ha fatto rumore di proposito. Non è un rumore... È un rumore strano, come se qualcuno avesse lanciato qualcosa. Un tocco deciso, non era un qualcosa di accidentale. O perlomeno non sembrava qualcosa di accidentale. Siamo ancora al piano 2 di questo posto enorme. Tra poco procederemo con Spirit Box e poi Echo Box per cercare di contattare la bambina o la donna che hai messo quel verso la scorsa volta. Sì, da oggi. Stiamo facendo il giro. Ci vuoi seguire? Vieni giù con noi, dai. Parliamo insieme. Non provo a andare alla chiesa, voi. Eh? Che è? Mettilo pure tu. Fermi. Sì, di la donna. La donna, sì. Io la ho sentito. Ecco, vedi? Non fa dal corridoio. Aspetta la camera. Sta fa tutto da sola. Te l'hai accesa da sola? In mano a te. Sei qui? Tutto da sola.
Su questo piano c'è la donna? Devo usare l'energia della torcia. Hai visto? Questo era il piano dove magari eri ricoverata? Sarà qua, non verso l'animale. Non verso l'animale. È facile che ci siano qua, eh? No, dico... A mezzo al bosco. Quello da adesso sì, ma io di voi... No, quello prima non era andato l'animale. Proviamo a spiegare il bosco e le cose, non lascio fare. Cerchiamo la bambina con... un contatto magari. Proviamo con l'Ecovox. Proviamo prima con l'Ecovox e poi con lo Spirit Box. Questa metti, sfoga, si spegne. Check. The connected device. Noi ti lasciamo la pallina lì. La pallina lì per terra. Ho visto che non l'hai spostata. Questo non fa niente. Adesso ci mettiamo qui vicino a te e proviamo l'Ecovox. Non l'abbiamo mai fatto, faremo un esperimento in cui lo metteremo a paragone con lo Spirit Box. Vediamo se le risposte saranno analoghe. L'ultima volta c'era una donna, una bambina, cercava il papà. Qua è dove abbiamo sentito i passi nel chiostro. Ora ci fermiamo qui. Da ospedale. Devi strutturare tutto. Pure... Mi pare che non c'è, sì. Per qua. Sì. Vabbè, ma questo... No, da parte che prendiamo per fare cose, fai tutti. Ragazzi, in questo momento Sabrina ha in mano il cellulare perché sta accendendo Ecovox e si utilizza con il cellulare. Modalità aereo è un'applicazione che abbiamo utilizzato già una volta e abbiamo dato validità a questa applicazione perché quella volta ci ha detto il nome collegato a una bambola che poi il titolare del museo ci ha spiegato fosse presente nel museo stesso. Quindi abbiamo detto, noi non crediamo di solito alle applicazioni, ma Ecovox ci ha dato un segnale particolare. Non sappiamo se sia un'applicazione veritiera al 100%, ma adesso noi proveremo a fare un esperimento. Proveremo a utilizzarlo e paragonarlo a ciò che uscirà fuori anche dallo Spirit Box. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno disposto a parlare con noi? Sì. Sì. Qualcuno che è rimasto, che era ricoverato in questo posto? Mi puoi dire il tuo nome? Dici il tuo nome, per favore. Che ha detto Gianluca? Giulia. Io sento. Io ho sentito Gianluca. Chi sei, Giulia o Gianluca? O abbiamo sentito male? Certo. Giulia. Scandisci bene per piacere. Che hai detto? Intanto noi lo risentiamo, lo rallentiamo e capiamo quello che dite poi. Sì. Raccontami qualcosa di te. Hai vissuto qui? Esatto. Siete dei pazienti?
Sì. Vi trovate male? Allora, diteci se stavate male. Stavate male? C'è la bimba che cercavo l'altra volta? Ha chiamato papà? La bimba che cercava il papà c'è? Papà? Papà? Stai cercando ancora il papà? Ma il tuo papà, in che anno eri qua tu? Quaranta? Pensi che il tuo papà sia morto? E non lo trovi? Perché tu sei ancora qua? Non sta qui. Si è spenta la telecamera. Un'altra volta da sola. Si accende. Davanti a voi, ragazzi. Si spegne e si riaccende. Sento rumori. Intanto quella è morta. Quante persone ci sono? 5. E gli altri dove sono andati? Via, ha detto via. E voi perché siete qua? Malati? Siete malati? Che domande? Dentro. Siete rimasti qui dentro? Sotto? Per favore, sforzati, siete rimasti qui dentro? In chiesa, magari? Qui dentro, senti che dice qui dentro. Ma dentro dove? Volete andare via da qua? Magari intanto sotto qui sotto c'era. Ma no. Dove posso trovare? Ha detto chiesa. Fate schifo. Io ho sentito fate schifo. Mi dà fastidio che vi parliamo. Vi fa piacere parlare con noi? Posso sapere cosa vedete? Vogliamo capire più che altro dove siete. C'è luce dove siete voi? Thank you.
Una risposta senziente ad una domanda importantissima. Vedo più, non vedo più, ha detto. È buio? Nel senso, possiamo aiutarvi noi? Certo. Se voi mi dite un nome, noi possiamo cercare in qualche modo di risalire a chi c'era qui. Mi interessa? Quante persone sono rimaste qui? Abbiamo sentito che non vedete buio, ci avete detto. È difficile con questa attrezzatura di comunicare con noi? Con questo strumento? Ho sentito? È difficile con questa attrezzatura di comunicare con noi? Con questo strumento? Ho sentito? Ho sentito? Ci sei, piccola? È la bambina che soffre. Ti sono venuto a trovare? Ci sei? I brividi. Mi fai sentire la tua voce? Piccola. Ti ho domandato, è difficile comunicare con questo strumento? Fammi sentire la tua voce. Ci vuole troppa forza per questo? Non hai abbastanza energia? Dici qualcosa? Può usare l'energia della torcia. Può usare l'energia della torcia. Hai visto? Però impressionante, impressionante. Puoi usare l'energia della torcia. Brava, bravi così. No, non ci credo. Ok, bravi. Non ci credo, ragazzi, a cosa stiamo assistendo. Guardate la torcia, ragazzi. Si è spenta la torcia. Sta prendendo energia. Aspetta. Mi lo fai adesso a parlare? Guardate, ragazzi, guardate. Guardate la torcia, ragazzi. Non glielo fai neanche così al comunicare? Sta comunicando con la torcia. Ci sta dicendo, ci sta facendo vedere che c'è. Siamo felici che sei qua. Mi farebbe piacere ascoltare anche la tua voce. Mi
impressionante come ho messo la torcia lì. Guardate ragazzi, sei qui vicino a noi. Noi ti ringraziamo tanto. Sei qui vicino a noi, ce lo stai dimostrando, ti ringraziamo tantissimo. È impressionante quello che stai facendo. Fai vedere che chi ci guarda, che non c'è nessuno, riprendilo un attimino. Fai vedere che non c'è nessuno prima della torcia. Ragazzi, noi siamo qua così. Siamo tutti qua e la torcia... Quella è una fotocamera. La vuoi inquadrare? Continua. Da sola. Non sa... Prendi tutto, prendi tutta l'energia. Non ti importa meglio la torcia, puoi prendere tutta l'energia che vuoi. Non riesci a parlare mentre lo fai? Ti serve la luce perché vedete il buio? Rispondimi per piacere. Ragazzi, si sta attenuando, non avete visto cosa è successo? L'avete visto in tempo reale? In tempo reale cosa è successo, ragazzi? Adesso che hai preso energia, riesci a dire qualcosa? La luce, ho detto luce, ho sentito la parola luce. Prendi la luce. Sei in grado di farla accendere e di farla rispendere adesso? O assorbendola la scaglia? Sì, sì, sì. Fai come vuoi, io sto scherzando, fai come vuoi. Come ti senti meglio. Io invece voglio che utilizzi questa energia che stai prendendo per parlare con noi. Per favore, ovviamente. Senti, per favore. Posso parlare con la bambina? O il bambino? Mi vuoi salutare? Guarda, guarda, guarda. Ragazzi, guardate cosa sta succedendo. Mi sta salutando in quel modo, forse. Ciao. Non ce la fai a parlare? Mi saluti con la luce? Forse non riesco a comunicare. Però prima la voce mi sta sentendo. Abbiamo sentito, no, abbiamo sentito l'urlo. Siamo tanti. Abbiamo sentito l'urlo prima. Vi siete avvicinati alla luce perché vedete buio? Guarda che roba. Penso, perché come se avessi visto così? Beh, posso fare una cosa del genere, magari. Sei un uomo? Se riuscite a far cadere la pallina oppure spostarla? Quella bianca è davanti alla torcia. Sì? Puoi farlo per favore? Provaci! È facile, no? Lì vicino alla torcia che stai prosciugando, con cui state giocando. Non ce la fai? Non è che si sta affaticando. Se non ce la fai, lascia stare. Perché sono. Dobbiamo pensare anche che c'erano dei pazienti qua. E secondo le risposte che ci hanno dato, forse noi torneremo qua. Se possiamo fare qualcosa per loro. Abbiamo trovato delle anomalie. Abbiamo trovato lo strillo della bambina. Sì. Sull'Ecovox ci ha detto che vedeva del buio. Non vedeva niente.
Abbiamo sentito dei nomi. Poi, nel momento in cui abbiamo piazzato la spirit box, non sembrava parlare. Ho appoggiato la torcia e ha cominciato a prosciugarla del tutto, a fare dei balzi di luce incredibili. Ma anche nello spirit box, se ti ricordi bene, c'è stato comunque l'urlo. Sì, ho sentito l'urlo della bambina. Quindi, e subito dopo aver appoggiato quella, ci sono stati quei balzi, quei bagliori che sono continuati fino a tutta la durata. Ragazzi, noi ci becchiamo nella prossima indagine. Ciao a tutti, sempre sul nostro canale.